Buonasera, mi seguo dai riferimenti agli autori che sono stati fatti e quindi condivido. Vado direttamente al contenuto, anche perché fortemente sollecitato, ma era anche il mio interesse questo. Lettere sul Vangelo secondo Tommaso, sottotitolo Manrico risponde a Paolo sui detti memorabili del Maestro Gesù. Introduzione della Pierigarone, eccetera. Ecco, non è un libro sul Vangelo di Tommaso. L'oggetto, il Vangelo di Tommaso, è l'occasione di un contenuto che non riguarda il Vangelo di Tommaso. L'oggetto di questo libro è la corrispondenza tra i due, cioè su quello che loro pensano leggendo il testo non nell'originale ma in una versione che come sempre in una traduzione che come sempre tutte le traduzioni necessariamente sono traditrici. Però sono necessarie, è un tradimento, diciamo che le traduzioni sono un adulterio necessario, è indispensabile direi, no? Quindi per fare un lavoro critico sarebbe interessante mettere a fuoco diversi temi, diversi argomenti che il testo merita, anche perché in questi ultimi 50 anni, diciamo negli ultimi 20 anni, sono state dette di cotte e di crude sul Vangelo di Tommaso e tanti che lo hanno letto in modo anche superficiale o anche che non lo hanno letto, come per esempio capita ogni tanto sui giornali, gli si attribuiscono delle qualità che il Vangelo, se letto nella sua oggettività senza nessuna prevenzione non ha. Diciamo che il genere letterario di questo libro è l'epistolario. Il genere letterario è l'epistolario. Il termine Vangelo è un angelion, è una invenzione di Marco. È il primo che nel Nuovo Testamento, intorno al 60-70 d.C., inventa il genere letterario dei Vangeli. Nell'Antico Testamento solo 4 volte si trova il verbo euangelizestai e lo si trova nel secondo Isaia, secolo VII avanti Cristo. Cioè nella descrizione del ritorno degli ebrei dalla cattività babilonese, cioè in una, diciamo, l'editto di Ciro del 538, a cavallo si sviluppa una letteratura che prende come punto di riferimento il primo Isaia, quello dell'VIII secolo, cioè l'Isaia storico, contemporaneo di Amos e di Osea, e sviluppa il tema dell'universalità e del ritorno dall'esilio come una epopea che rivive l'esodo dall'Egitto del secondo millennio avanti Cristo. La lettura della Bibbia non è una cosa facile, perché oggi è impossibile che esista uno specialista della Bibbia, non può esistere. Esiste lo specialista di segmenti della Bibbia, perché la Bibbia è una parola talmente, una realtà talmente complessa che è impossibile che una sola persona conosca tutto. Oggi ci si specializza, cioè si dedica la vita, la propria vita, ad un libro e addirittura ad una sezione di un libro, oppure ad una parola,
di liberarsi da qualsiasi prevenzione. Ho guardato un po' la bibliografia, perché di questo testo io mi sono occupato quando studiavo e stavo a Gerusalemme. E il primo ad occuparsi in modo tecnico, cioè in modo analitico, del Vangelo di Tommaso è Henri Charles de Puech, che ha fatto il primo inventario dei detti, dei logia di Tommaso. Quindi cercando anche i confronti, primo inventario vuol dire che si fanno i confronti anche con i frammenti che si trovano per esempio non solo anche allo Sirinco, no? Se volete cioè anche l'elenco di tutti i codici che da cui il Vangelo di Tommaso a Nag Hammadi, dove è stato trovato, però alcuni frammenti sono stati trovati anche ad Ossiringo. Allora, se noi partiamo da questo presupposto letterale, guardate che ormai da, diciamo, fondamentalmente dal 1600, però in modo strutturale è dal 1800 che nelle università teologiche queste cose sono male quotidiane, non diventano male comune perché spesse volte sono molto tecniche. E quindi però nelle università, per esempio in Germania, Francia, Svizzera, Olanda, Inghilterra, non in Italia. Perché in Italia la Chiesa ufficiale, la Chiesa gerarchica, ha preferito l'obbrobrio dell'insegnamento della religione nelle scuole, cioè la scuola di ateismo pratico. Invece, come nel 1984 un gruppo di preti e di laici facendo appello alla CEI dell'epoca, nella riforma del concordato, di fare in modo di inserire nelle università le cattedre di cristianesimo autonome, perché potessero confrontarsi con tutti gli altri saperi, con le regole e le scienze, lo studio delle scienze, secondo la metodologia universitaria. Probabilmente nei primi 5 anni avremmo avuto solo preti, ma nei secondi 10 anni e nei terzi, in modo particolare oggi, avremmo avuto una formazione laica e un approccio laico non clericale. E l'Italia probabilmente avrebbe avuto un esito diverso. Invece hanno preferito il catechismo nelle scuole, che se lo tengono. No? Allora, è importante che quando si parla di Vangelo bisogna stare molto attenti, perché le parole sono veramente pesanti e hanno un loro significato nel loro contesto. Pio X diceva che il mondo cristiano dovrebbe capire che spiritualmente è semita e deve pensare in modo semitico se legge il Vangelo di Marco o il Vangelo di Matteo. Quanti per esempio sanno che il Vangelo di Matteo è diviso in 5 discorsi, con degli stacchi precisi, perché Matteo, che scrive per gli ebrei, vuole presentare Gesù come il nuovo Mosè, a cui la tradizione giudaica attribuisce 5 libri, cioè la Torah. Quanti sanno che nel capitolo 13 di Matteo vi sono 7 parabole e ciascun gruppo di parabole cominciano tutte in greco in un certo modo? Palin, 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 allen parabolen, allen parabolen. Cioè c'è tutta una costruzione che è una struttura
bisogna tener conto quando si leggono i Vangeli. Purtroppo in Italia noi siamo abituati, quelli che partecipano alla messa la domenica, sono abituati a sentire una traduzione che è corretta, se volete, nell'insieme è corretta, perché l'ultima edizione, la terza edizione della CEI, è del 2008, è fatta sui testi originali, per cui però, come dire, è un minimo adattata alla udibilità, per cui si è preferita la comprensione immediata piuttosto che la fedeltà al testo. Io avrei preferito una traduzione più ostica all'udito, poi si spiega, che non è nelle circolocuzioni per far sì che chiunque, anche le persone non letterate, possano capire. E negli anni 70 Bargellini fu uno di quelli, degli autori che diede la forma letteraria, per esempio, alla versione del 1974. In questi 6 mesi fa è uscita la 28ª edizione critica del Nuovo Testamento del Nest Aland, che sono, edizione critica vuol dire che sono tutti i testi, tutti i codici, tutti i papiri, tutti i frammenti di tutte le tradizioni scoperte fino ad oggi, che vengono portate in un apparato critico. E chi studia la Bibbia, chi legge il Nuovo Testamento, i 27 libri del Nuovo Testamento, deve fare i conti con questa edizione critica. Ora, per tornare, questo per dirvi la complessità all'interno del quale ci troviamo. È chiaro che in una presentazione di un libro noi non possiamo nemmeno pensare di affrontare, come dire, l'argomento del Vangelo di Tommaso, che è molto ampio e impiegherebbe ed esigerebbe molto, molto tempo. Il titolo, gli autori già dicono che non è, nel titolo stesso, che non è un lavoro scientifico, nel senso tecnico del termine, perché questo, per esempio, esigerebbe come metodologia ermeneutica competenze in altri campi, come nella lingua demotica e in quella copta. Il copto è l'ultimo stadio della lingua egiziana, mentre la demotica, dal 30 avanti, del 30 d.C. al 450 d.C., è il penultimo stadio. E il copto ha tutti i caratteri, 22 caratteri dell'alfabeto greco, più 7 grafemi della lingua demotica, che non c'erano, non ci sono in greco e che quindi non potevano essere espressi. Ecco perché ci troviamo di fronte, anche da un punto di vista formale, ci troviamo di fronte ad un testo che apparentemente è scritto in greco, ma non è greco. Allora la domanda è, per esempio, siccome a me interessa questo aspetto, nel senso che io lavoro all'ebraico e al testo greco della Bibbia, in modo particolare anche quello della 70, in rapporto al testo ebraico, però non in un rapporto astratto, in rapporto alla struttura sintattica. Cioè, di fronte al testo greco bisogna applicare la sintassi ebraica e la sintassi greca. La maggior parte dicono di sì, io dico di no, dico che si deve valutare testo per testo e vedere, per esempio, nel libro di Giona, lavoro che personalmente io ho fatto, parola per parola, frase per frase, testo per testo, nel libro di Giona, il greco della 70, bisogna applicare la sintassi, la morfosintassi ebraica. Perché ci troviamo di fronte ad un testo greco che non è scritto in greco, ma è traslitterato dall'ebraico. E quindi la forma è in greco, il pensiero
è ebraico. E allora il valore del taoismo, che il greco da sempre valuta come un tempo puntuale, come dire, libero dal tempo, no? Fu quando, non mi interessa, è una cosa chiusa nel passato. Quando noi leggiamo il Taoisto, il tempo Taoisto, dobbiamo dargli il valore del Taoisto oppure dobbiamo dargli il valore dell'imperfetto inverso dell'ebraico? Capite quanti sono, quanti problemi emergono? Perché la traduzione sono diverse e il significato dei verbi diventa diverso, e quindi la posizione. Per esempio, c'è uno studio applicato di questo, che è forse il migliore, il maggiore, di Harald Weinrich, che è stato pubblicato negli anni 78, mi pare anche in italiano, in tedesco il testo, e tradotto nel 78 dal Mulino Tempus, in cui applica il senso del verbo, che è la frase, che è il valore del sistema sintattico, è la parte più importante. Allora, da dove si trova? Nella posizione in cui si trova il verbo, noi dobbiamo tirare le conseguenze e il significato, che può essere diverso di volta in volta. Cioè, lo stesso verbo, se è posto all'inizio della frase, oppure se è posto dopo una parola, oppure se è posto dopo due, tre parole, acquista valori diversi. Lo stesso vale per il Vangelo di Tommaso nel testo corto. E quando, non so, per esempio si parla molto di gnosi, si parla molto di verità. Quanti sanno che nel Vangelo di Giovanni la parola aletheia, verità, vi ricorre 25 volte? E si sa il motivo per cui Giovanni usa 25 volte il termine aletheia e non 26? Perché il numero 26 in ebraico, secondo la legge della gematria ebraica, corrisponde al nome di Yahweh. E allora ecco che noi abbiamo un esempio che spiega il motivo per cui Gesù dice: io non sono, io sono inferiore al Padre, il Padre è più grande di me. Per dire questa semplice verità, Giovanni usa un'esegesi di ben evidenza, cioè l'applicazione di una delle 32 regole dell'esegesi giudaica, che significa, che vuol dire questo, cioè usare il numero 26 meno 1. Si dice i 6 giorni della creazione, non sono 6 giorni della creazione, il metodo ebraico è 7 meno 1, perché è la pienezza meno qualcosa, che indica l'umanità. E su questo, che è uno dei testi, ho scritto anche un libro su questo, proprio per far notare, per far vedere le differenze che ci sono. Quello che noi abbiamo perso dal punto di vista cristiano è che non conosciamo la letteratura giudaica. Dal terzo secolo d.C. al primo secolo d.C. E non conoscendo la letteratura giudaica, di cui i Vangeli, tutti i Vangeli, compresi quelli apocrifi, fanno parte, noi perdiamo circa l'80% della comprensione di tutti i Vangeli. I Vangeli apocrifi, c'è una discussione anche in merito, sono circa 100-120. Sapete qual è il motivo per cui sono stati scelti soltanto 4 Vangeli del secondo secolo? Perché in tutti gli altri c'era eccesso di divino. Dove c'è eccesso di divino, c'è fantasia. Eppure avrebbe dovuto essere in tempo in cui vanno per la maggiore le Madonne di Međugorje e tutte le Madonne sanguinarie che noi troviamo in giro per il mondo, no?
facile che sia una spiegazione. Il textus difficilior bisogna scegliere, che diventa un complicato, ma non importa. E questo potrei portare migliaia e migliaia di esempi tratti anche dai Vangeli. I Vangeli, chiariamoci subito su questo punto, i Vangeli sono tutti libri prevenuti. Non sono libri di storia scritti a tavolino perché qualcuno si è messo lì a dire adesso faccio la vita di Gesù. Non è possibile fare una vita di Gesù attraverso i Vangeli. Questo ormai è una cosa pacifica tra gli studiosi. Purtroppo noi abbiamo una conoscenza dei Vangeli catechistica a cui io attribuisco il danno più grave che sia potuto avvenire in Occidente. Cioè la formazione catechistica che ha ucciso il valore, il contenuto dei Vangeli. Gesù ha predicato il regno e dicevano i teologi tedeschi del secolo scorso, ed è venuta la Chiesa, ultima. Cioè la Chiesa come l'abbiamo noi oggi nel XXI secolo non ha un fondamento nei Vangeli, è uno sviluppo. Cioè non dico che sia sbagliato, no? È lo stesso discorso che faceva prima il professor Fernando. Non dico che sia sbagliato, ma è uno sviluppo, è un'altra cosa. Le posizioni che prende la Chiesa su tanti argomenti è uno sviluppo teologico che non possiamo però pretendere che si trovi nei Vangeli. Non esito a dire che questo libro è una lettura spirituale che espone il Vangelo di Tommaso, che piace ai due meditanti, che in sottofondo lasciano intendere, prendendo posizione, che per essi sia scontato che questo Vangelo sia anteriore ai Vangeli canonici e che quindi inevitabilmente dipenderebbero da esso. E poi personalmente io contesto e lo contesto scientificamente portando tutte le documentazioni, come per esempio l'elenco delle dipendenze. L'elenco delle dipendenze, noi abbiamo 14 dipendenze, 14 paralleli tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Tommaso. Di queste 14, 4 si trovano nei papiri di Ossirico. 6 dipendenze si trovano tra il Vangelo di Luca e il Vangelo di Tommaso. 6 dipendenze o corrispondenze si trovano tra il Vangelo di Tommaso e il Vangelo di Giovanni, e 3 le ritroviamo anche nei codici di Ossirico. Ora, questo porrebbe il problema, come fanno intendere gli autori, che si porrebbe il problema che forse Tommaso possa essere la famosa fonte Q, la fonte Quelle in tedesco. Però la fonte Q è una mera ipotesi. Allo stato attuale degli studi è una mera ipotesi. Non c'è una prova scientifica che esista la fonte Q. Ce ne serviamo tutti perché è comoda. La fonte Q vuol dire questo. Noi abbiamo tre Vangeli sinottici, Marco in ordine temporale, Marco, Matteo e Luca. Luca verso gli anni 80, Matteo verso il 75, Marco verso il 65-70, sarebbe meglio forse dire 68-70, 75. Questi tre Vangeli, il Vangelo di Marco si compone di circa 663 versetti. Il Vangelo di Matteo di 1100, il Vangelo di Luca di 1200 e rotti. Di tutti questi versetti,
di Marco, 633 versetti, circa 630 si trovano in Matteo e in Marco. Allora si domanda come mai la quasi totalità di Marco si trova negli altri due sinottici? La risposta che è stata data a tavolino è perché Marco è una fonte di Matteo e di Luca. Cioè Matteo e Luca prendono lo schema letterario di Marco e su di questo costruiscono il loro Vangelo in termini successivi. Questa ipotesi è suffragata dall'esame interno dei testi. Come si spiegano i testi che non sono in Marco, ma che si trovano o in Matteo o in Luca, e in Matteo e in Luca contemporaneamente, che sono circa una sessantina di versetti? Si spiegano con una fonte Q, cioè che i due dipendono da una fonte che è andata perduta. Perché laddove Matteo e Luca sono uguali, vuol dire che dipendevano da una fonte. Questo fa quadrare il cerchio. Ma non è detto che sia così. Quindi anche l'Evangelo di Tommaso, che si avvicina di più al Vangelo di Luca, per non nella struttura, ma nella ipotesi. Cioè, Matteo, mentre in Matteo e in Marco noi possiamo anche in un certo senso fare riferimento ai dati storici, nel Vangelo di Luca è molto difficile collocare il contesto di un detto di Gesù o di un fatto di Gesù, perché Luca utilizza lo strumento immaginario del viaggio, di un unico viaggio di Gesù da Nazareth a Gerusalemme, e lungo questo viaggio mette tutti gli avvenimenti, ma Gesù a Gerusalemme c'è andato un sacco di volte. È come se avesse, non so, il viaggio di Ulisse, uno solo, il viaggio di Joyce, uno solo. Cioè Luca organizza il tema del viaggio, che lo troviamo nel capitolo 9, al primo versetto, in cui si dice Gesù indurì la faccia e si diresse decisamente verso Gerusalemme. Quindi, scegliendo la categoria letteraria del viaggio, Luca attemporalizza tutte le affermazioni, i detti, i fatti. Quando sono avvenute non lo sappiamo, lo possiamo fare solo confrontando sia con i Vangeli apocrifi, in modo particolare quello di Tommaso, sia con altri testi, se esistono. Il Vangelo di Tommaso non ha una linea narrativa né storica né letteraria, usa il criterio del logion. Il criterio del logion è il massimo che ci possa essere di incertezza e di indeterminazione, perché tu non sai dove mettere quel logion e non sai nemmeno se lo ha detto Gesù. Quindi crea molti più problemi di quanto non ne risolva. Però laddove noi troviamo delle corrispondenze tra i Vangeli, sono fondamentali perché ci aiutano a determinare non dei Vangeli canonici e nemmeno di Tommaso, cioè lo studio della lingua, lo studio dei rapporti letterari, il confronto con altri testi ci aiuta a capire qual è il terminus quo e il terminus adiuvandum.